Uno sportello casa per tutti, i fuorisede di Bari. È stato firmato ieri il protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Comune per incrociare domanda e offerta di proprietari di appartamenti e studenti universitari alla ricerca di una stanza. Si tratta di uno strumento necessario a monitorare il mercato delle locazioni prevenendo speculazioni e truffe. Spesso infatti le abitazioni non sono a norma e hanno prezzi elevati. Lo sportello casa, che sarà allestito in più sedi, la DISU, l'Ateneo e il Politecnico, servirà a calmierare i canoni di locazione. Soddisfatto dell'operazione il sindaco di Bari, Michele Emiliano. Occorre costituire una struttura che in maniera professionale cerchi di far incontrare la domanda e l'offerta di alloggi, consentendo peraltro a chi metterà a disposizione gli alloggi quei vantaggi di natura fiscale di altro tipo che possano, diciamo, in qualche maniera costruire finalmente un'armonia che altrimenti non sembra raggiungibile. Una città che si rispetti non può non essere attenta ai diritti di chi vi abita, ha sottolineato l'assessore all'assetto del territorio della Regione Puglia, Angela Barbanente. Non è una città civile, una città che lucra sugli studenti e che crea aree di opacità, di nero, sulle spalle degli studenti. Una città universitaria è una città accogliente, una città che garantisce i diritti di tutti. A 20 anni dalla dichiarazione dei diritti dell'infanzia, regioni, province, comuni e scuole hanno celebrato con una serie di iniziative la giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A Bari 120 alunni in rappresentanza delle scuole primarie di San Girolamo, Marconi, Collodi, San Giovanni Bosco, Principessa di Piemonte, Piccinni hanno partecipato alla staffetta dei diritti con una marcia tra le vie dell'ottava circoscrizione. La manifestazione ha come obiettivo quello di affermare i diritti dei bambini e rappresenta un'occasione per riflettere sulle strategie utili per promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei fanciulli sanciti nella Convenzione del 1989. E passiamo al tempo previsto per le prossime ore: cielo coperto, temperature comprese tra 8 e 16 gradi, venti da nord-ovest e mari poco mossi. Vi ricordo ancora i nostri siti internet www.telebari.it e radiobari.net. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.